Piacenza d'Adige, Libero e Rosina rimangono in ospedale. I due anziani, pestati a sangue dai ladri che hanno messo a soqquadro la loro casa di via San Felice, sono ancora provati psicologicamente dalla violenza subita. Libero Bendini, 87 anni, rimane in osservazione breve intensiva e la moglie Rosina Fraccaro, 86 anni, in terapia subintensiva neurologica. I due anziani necessitano ancora di riposo e tranquillità. Intanto la loro abitazione rimane sotto sequestro per volontà dell'autorità giudiziaria di Rovigo.